Attenzione, attenzione! Qualcuno passa già questa vostra tune! Cado male che uno le coste! Se ne decade e pece di attaccare! Come ne fa la conto sua! Il banditore sembra aver annunciato una disfida e potrebbe essere, perché qui, su questi monti delle Madonie, le popolazioni dei paesi medievali sono state spettatrici di epici duelli e storiche battaglie come quella famosa dell'esercito del gran conte Ruggero il Normanno contro i Saraceni. Ma oggi, su questi luoghi brulli e suggestivi, in questo scenario di fichidindi ed agadi, fermo nel tempo, il banditore ha annunciato un'altra disfida, una gara di bolidi piombati qui da un altro pianeta della storia, quello odierno della tecnologia e della velocità. Su queste strade ripide e tortuose si svolge la 55esima Targa Florio, la più antica, famosa e difficoltosa corsa d'Europa. Vincenzo Florio ha creato la targa nel 1906, quando su queste strade correvano le macchine, invisibili in nuvole di polvere, alla incredibile velocità di 47 km all'ora. I primi avventurosi eroi del volante si chiamavano Cagna, Nazzaro, Ceirano, Achille Varze, Tazio Nuvolari. Questo della Targa Florio è ancora l'appuntamento di primavera per i siciliani. Per tutti, per i contadini della Madonia e per i giovani di Palermo, Catania, la Targa è una festa popolare siciliana come la festa delle patrone Santa Rosalia o Sant'Agata. E come tutte le feste popolari, essa è vissuta con partecipazione e passione, un'occasione in cui il siciliano esce dalla sua solitudine e vive gioiosamente per un giorno con gli altri. Ai box presso Cerda da giorni si vive la vita intensa e febbrile di tutte le vigilie. La marca da battere è la Porsche, detentrice del titolo mondiale 69-70. Le sue macchine sono le 908-3 con motore 3000 che hanno vinto le ultime edizioni della gara. Sono così leggere che le chiamano le biciclette della Targa. Al volante piloti di quattro nazionalità, tutti campioni e vincitori dei titoli mondiali prototipi degli anni passati. Rodriguez, Siffert, Redman, Elfert. L'Alfa Romeo, che ha già vinto la Targa 8 volte, è presente con tre vetture ufficiali. Sono le famose 8 cilindri 33 da 3000 cm cubi. Nate nel 1967 come 2000, sono diventate 3000 nel 1969. Hanno già vinto nella stagione 71 una prova mondiale, la 1000 km di Brands Hatch in Inghilterra. I prototipi sono veri laboratori viaggianti ad alta velocità. Ed il percorso della Targa sembra fatto apposta per i collaudi più esasperati delle macchine d'avanguardia. I cambi, le sospensioni, notate l'altezza della vettura, i pneumatici, i freni, sono sottoposti ai collaudi più esasperati. Dal motore della 33 è direttamente derivato quello della Montreal, la prestigiosa Gran Turismo della marca milanese. Una volta di più si è dimostrato come si possono ricavare dalle corse di velocità esperienze utili alle vetture di serie, con particolare riguardo alla resistenza, alle prestazioni e alla sicurezza. Internazionale anche la squadra pilota dell'Alfa Romeo, ma con due italiani in posizione di capofila. Andrea De Adamic, veterano dell'Alfa, ed io.
Sono Nino Vaccarella, ho 37 anni. È la 11ª volta che partecipo alla Targa Florio. La prima volta che la vinsi è stato nel 1965 con la Ferrari 3003, in coppia con Lorenzo Bandini. È stata una delle vittorie più belle e indimenticabili della mia carriera. L'anno scorso ho corso ancora col Ferrari 3512, classificandomi al terzo posto. Le prove ufficiali sono state molto eloquenti e ho fatto il tempo migliore. Spero senz'altro oggi di poter portare Alfa Romeo vittorioso al traguardo e di battere lo strapotere delle Porsche che ormai da 5 anni dominano incontrastati. Ai box ci sono anche i direttori tecnici e i progettisti. Per l'Alfa Romeo, gli ingegneri Satt e Chiti, quest'ultimo direttore dell'autovetta. Per la Porsche, l'ingegnere Pieck, nipote del fondatore della marca e direttore tecnico del reparto corsa. È una sfida al massimo livello. Ecco il giorno più lungo. Parto per primo con la numero 5. Corro in coppia con Ezemans. La 33 di De Alamich va Lennep. Terza ancora l'Alfa di Stommelen e Kinnunen. La Porsche di Elford La Russe e quella di Rodriguez e Müller. La 33 di Todaro Codones. Di nuovo la Porsche. E la numero 7 di Siffert Redman. Dopo di noi altre 67 vetture. Ecco le prime immagini sul percorso. La postazione è al 21esimo chilometro, poco prima del bivio di Sclafani. Ecco la mia vettura. È quella di Diavanic. Tra poco affronteremo la salita per il bivio di Caltavuturo, il punto più alto del circuito a 600 metri sul livello del mare. Noi piloti dell'Alfa ci siamo accordati per il cambio del rifornimento ogni 3 giri anziché 4. Si perderanno secondi preziosi nella sosta in più, ma si guadagnerà in sicurezza. Transita De Adamic. Ecco la prima delle Porsche. È la numero 8 della scuderia Martini. E al volante il francese La Russe. La numero 4 è una delle due Porsche della scuderia Gulf di John Wyatt. Con la Martini è una delle scuderie ufficiose cui si appoggia la marca germanica per partecipare alle gare. Al volante il campione messicano Pedro Rodriguez. L'Alfa 33 privata di Todaro Codones con quest'ultimo al volante. Precede la terza delle Porsche, la numero 7 di Siffert Redman. Eccola, tra pochi chilometri però a Caltavuturo, Redman uscirà di strada. La vettura si incendierà, ma fortunatamente senza serie conseguenze per il pilota. Ecco la Lola 2000 di Bonnier. Vincerà la classe conquistando il terzo posto assoluto. La seconda postazione a 28 km dalla partenza. La strada passa sotto Caltavuturo, un paese a quota 635. Passiamo per primi nell'ordine io, De Adamic, La Russe e Bonnier che ha superato Codones. Manca la prima delle tre Porsche, quella di Redman, che ha avuto l'incidente prima citato. Manca anche una delle nostre 33, la numero 6 di Stommelen, che è stato costretto a ritirarsi una decina di chilometri dopo il via per l'imprevedibile cedimento di un morso.
Da qui il percorso scende verso Scillato, a quota 250, per poi risalire al bivio di Polizzi che si trova a 570 metri sul livello del mare. Quindi si scende nuovamente, sempre in una tormentata serie di curve e controcurve, fino a quota 441. Arriviamo così al 48esimo chilometro. Entriamo nell'abitato di Collesano, un paese che si distingue particolarmente per l'enorme carica di simpatia e passione che mi riserva. Nel 1967, allora ero in coppia con Scarfiotti, persi la targa urtando un marciapiede. Ecco la numero 4 di Rodriguez. Quest'anno sarà lui a toccare un marciapiede. Da Collesano si scende decisamente verso il mare. Ecco il rettilineo di Bonfornello, l'unico tratto del circuito dove le macchine possono sviluppare la loro velocità massima. Anche qui segniamo un punto a vantaggio delle nostre 33 che possono spingere un rapporto molto più lungo delle Porsche. Noi sfioriamo i 300, le macchine tedesche superano appena i 260 all'ora. I nostri motori infatti hanno 60, forse 80 cavalli in più. Le Porsche pesano complessivamente un centinaio di chili meno dell'auto. Il rapporto fra peso e potenza è uguale, a nostro vantaggio va però la maggiore robustezza. Tagliato il traguardo del primo giro, i cronometri fanno registrare un vantaggio di 4 secondi per la Rossi. Ma al secondo giro inizio la rimonta favorito dalle condizioni migliori della strada che mi consentono di poter spingere più forte. Infatti, sono partito per primo e pur avendo il vantaggio di non dover superare inizialmente altri avversari, ho avuto il grave handicap di dover transitare per primo sulla strada molto scivolosa per via della sabbia e della terra. Per cui sono stato costretto, per evitare qualche spiacevole incidente, a procedere più cautamente. Ma al secondo giro stabilisco il tempo di 34 primi 6 secondi e così scavalco la Porsche avversaria di Elford de la Rousse più lenta di una trentina di secondi. De Adamic marcia con assoluta regolarità. Il mio amico Andrea punta a ripetere le sue precedenti corse del campionato dove i risultati finali gli hanno dato sempre ragione. Le corse dei prototipi, infatti, sono gare di velocità ma anche di resistenza e di durata ed una corsa impostata sulla saggia amministrazione della meccanica. Niente fuori giri, niente toccata contro i marciapiedi, niente frenate e ruote bloccate, garantisce sempre un ottimo posto all'arrivo. Dietro di noi, intanto, la Rousse, sfruttando la maneggevolezza della sua bicicletta, si destreggia nei sorpassi, uno dei maggiori problemi dei tracciati visti stretti. Al 21esimo chilometro del secondo giro, sono ancora solo, sto tirando, sempre nel limite stabilito dai 9500 giri al minuto, un limite di assoluta sicurezza per il motore. Giro con un tempo medio di poco superiore ai 34 minuti. La Porsche della Rousse ha intanto raggiunto De Adamic. Il pilota francese si sta impegnando allo spasimo, ma Andrea non si scompone, non modifica il suo ritmo di marcia, sapendo, come si vede in queste immagini, che alla maggior leggerezza della vettura tedesca si contrappone vittoriosamente alla maggiore potenza della vettura italiana. Secondo passaggio da Collesano. Vediamo, passando, la numero 4 di Rodriguez ferma ai bordi della strada per il famoso marciapiede. Termina il secondo giro. Il direttore sportivo dell'Autodelta, l'amico Bussinello, telefona all'ingegner Severi che è al posto di segnalazione e cronometraggio al bivio Polizzi. Mi informeranno che ho il tempo migliore. Basta un errore di calcolo ai box per perdere la corsa. La lotta per il primato è guidata da terra, dove perdite e guadagni di tempo
in corsa e durante le soste ai box per i rifornimenti ed il cambio dei piloti e dei pneumatici vengono accuratamente contabilizzate e vagliate per prevedere le prossime mosse. Porsche ha intanto dato il cambio alla Russe con Elford, che è partito con ritmo non meno sostenuto del pilota francese. Noi dell'Alfa continuiamo nella nostra azione. L'andamento delle prove e della corsa sta dandoci il convincimento che non è il caso di ritirare oltre il limite di sicurezza. Al termine degli 11 giri della targa difficilmente saremo superati. Già due Porsche sono fuori combattimento e la terza è guidata senza risparmio. Dobbiamo conservare le energie per il finale quando si deciderà veramente la corsa. Vincerà chi avrà più da spendere. Abbiamo provato sui 72 km del percorso da mesi, prima con le vetture da turismo a velocità normale per conoscere ogni metro, ogni asperità, ogni angolo del tortuoso tracciato. Poi negli ultimi giorni, durante le prove a percorso chiuso, con i muletti di allenamento per mettere alla prova la memoria e assaggiare i limiti di velocità nelle mille e più curve e superare le enormi difficoltà derivanti dalla varietà di asfalto che rendono la strada ancora più insidiosa. Il più impegnativo dei circuiti, che si ripete per 11 tornate per complessivi 782 km con un dislivello complessivo di 13.000 metri. Si conclude il terzo giro. Per l'Alfa è il momento del cambio del pilota. Lascio il posto a Toine Hegevens, un olandese che con l'Alfa ha vinto lo scorso anno il campionato europeo di velocità a Turismo. Ecco, arriva De Adamic e gli dà il cambio un altro olandese, Gis Wallen. È un pilota giovane, molto quotato, che di solito corre per la Porsche, ma per la targa la sua scuderia, la Martini, non ha avuto a disposizione una seconda 908. Andrea racconta al direttore generale dell'Alfa, ingegnere Bardini, e all'ingegner Chiti gli sviluppi della sua corsa. Per la Porsche il quarto giro è quello della riscossa. Elford sa che ormai controlliamo la corsa. La sua ultima speranza è di tirarci nella bagarre impegnandoci a spingere oltre il lecce. Se rompiamo prima noi, ha ragione lui. In questa quarta tornata, Elford segna il giro più veloce di tutta la corsa con il tempo di 33 primi, 45 secondi, 6 decimi, un tempo che vale il record. Hegevens, fedele alla consegna di non rompere e di non toccare, gira meno velocemente dell'inglese. Ma nell'economia generale della corsa tutto procede secondo i piani che abbiamo maturato. Le Alfa sono ancora in ottime condizioni. Numero 3, questo è l'ultimo giro. Per l'afflosciamento del pneumatico anteriore sinistro si fermerà fuori strada contro una vettura in sosta danneggiando tutto l'avantreno. Dietro ai primi, quasi il monito, si distingue sempre la Lola che ora è guidata da Ettore.
quinto giro Elford continua nella sua azione travolgente, ma sia Edzemans che Van Lennep, cui è stato segnalato il ritmo dell'avversario, rispondono bene all'offensiva. I loro distacchi sono contenuti. Gli sportivi trepidano. Sanno però che le Alfa devono ancora giocare le loro carte e questo potrebbe capovolgere la situazione. 6 ore di corsa, 6 ore di sole, di caldo, di urla, di esaltazione, 6 ore di stridio di ruote, di rombo incessante di motori che esalta ed ubriaca come quello dei giorni pirotecnici. La grande festa continua. Domani ognuno di questi spettatori si trasformerà in contastorie come quelli che c'erano una volta sulle piazze di Palermo a narrare il ciclo delle imprese dei paladini. Il quinto giro. Ai box la Porsche. Cambio del pilota, sale la Rus, rifornimento. L'intera operazione viene effettuata in 23 secondi e 5 decimi. Delle Alfe continua regolarmente. Io mi preparo a dare il cambio ad Edzemans. Naturalmente durante la sosta mi sono disteso per riposare e riprendere il volante nell'ultimo determinante turno con rinnovate energie, ma la tensione accumulata in una corsa così impegnativa e durante l'attesa snervante ai box rende particolarmente nervoso. Tutto passerà non appena riprenderò il carosello. Un pilota in attesa ai box è infatti molto più ansioso di chi è invece al volante ed è totalmente concentrato nella guida. Nell'attesa si è portati ad una maggiore riflessione e si sente maggiormente la responsabilità del peso derivanti da una corsa molto impegnativa dove si lotta sul filo dei secondi determinanti per la vittoria finale. Arriva Edzemans, a conclusione del sesto giro. I meccanici dell'Autodelta, diretti dall'ingegner Chiti e dall'ingegnere Marelli, fanno a gara per superare i colleghi tedeschi, senza rinunciare ad una sola operazione che possa ridurre la sicurezza. Si procede anche al cambio delle gomme. I pneumatici, su un tracciato dai bordi spesso accidentati, si logorano molto rapidamente. Stesse operazioni anche sulla numero 2 che Ballene precede a De Alec. Intanto la Russo continua la sua corsa. Volendo guadagnare tempo, ha rinviato il cambio delle ruote, ma un pneumatico si affloscia. Osservate il cerchione, ormai senza gomma. Si fermerà per sostituirlo, ma forerà una seconda volta e dovrà rinunciare definitivamente alla lotta. Le Alfa Romeo volano a raccogliere la vittoria a Piombino. Si classificheranno al primo e al secondo posto. Una vittoria guadagnata fin dalle prove con i giri più veloci che hanno scompaginato i piani della squadra germanica. Una corsa meritatamente vinta anche per il costante controllo e l'ottima resa dei mezzi.
Alfa Romeo con Andrea De Adenich, Doin Edzemans, Gisi Van Lennep e me hanno conquistato la vittoria per la nona volta nella più leggendaria e vecchia corsa del mondo.